Buonasera, ben ritrovati a Restart, con noi collegato direttamente da Roma e lo saluto e lo ringrazio, il senatore Daniele Manca, ben arrivato senatore. Buonasera a tutti. Com'è la situazione in questo periodo assolutamente particolare? Intanto sta migliorando dal punto di vista sanitario grazie ai vaccini, ma la situazione a Roma a livello politico? Intanto siamo di fronte ad una fase positiva perché si cominciano a definire le ripartenze, positiva perché sapevamo che la prima misura utile per l'economia e per la coesione sociale erano le riaperture. Sapevamo bene che l'accelerazione del piano vaccinale avrebbe prodotto effetti positivi e questo è un dato certo. Ora si tratta di utilizzare al meglio le straordinarie opportunità che il nuovo volto dell'Europa ci rappresenta. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Next Generation EU, rappresenteranno una straordinaria opportunità per generare lavoro, crescita economica, ma anche per ridurre le distanze e abbracciare un nuovo modello di sviluppo legato all'ambiente, legato alla digitalizzazione, legato alla salute. Per cui usciamo da una pandemia che di per sé ha prodotto con meno 9% punti sul PIL un qualcosa di straordinariamente grave e di conseguenza però l'uscita dalla pandemia offre anche nuove opportunità. Se l'Italia saprà interpretare bene questo ruolo, io credo che ci potranno essere anche condizioni favorevoli per l'occupazione, per i giovani, per l'occupazione femminile, per le donne. Insomma, si può abbracciare un cambiamento epocale e lo si può guidare da protagonisti, perché certamente il governo Draghi è oggi un interlocutore importante in Europa e negli Stati Uniti d'America e può riportare l'Italia al centro dello scacchiere mondiale della politica estera. E dunque sappiamo bene quanto è importante anche per la politica economica essere credibili nella dimensione internazionale. Quindi io vedo l'uscita da una fase drammatica e dall'altra parte un'opportunità per il paese di riprendere il percorso senza lasciare indietro nessuno e ci sarà ancora tanto bisogno di lavorare sugli ammortizzatori, sulla parte sociale, sulla povertà, perché questa pandemia ovviamente lascia anche grandi problemi che in qualche modo dobbiamo affrontare subito per evitare che producano conflitti. Quindi c'è da un lavoro enorme, ma c'è anche un'opportunità di fronte a noi da cogliere. Possiamo dire che c'è stato comunque un importante cambio di passo negli ultimi mesi, non solo dal punto di vista della vaccinazione, ma anche della preparazione a una ripartenza. Cioè oggi il paese, se supera questo scoglio della pandemia, è pronto a settembre per produrre, per far produrre. Sì, diciamo che dalla pandemia ad oggi i governi si sono trovati ad affrontare fasi molto, molto complicate, molto complesse. Pensiamo solo che non eravamo attrezzati e pronti per una gestione pandemica e d'altronde nessuno poteva ipotizzare l'impatto non avendola mai vissuta direttamente ed è stata ed è una questione globale, nata local, ma poi è diventata globale la pandemia. Quindi le misure però introdotte per non lasciare soli i lavoratori, per aiutare le famiglie e le imprese, per uscire dalla pandemia, oltre 200 miliardi di indebitamento netto, sono il frutto di un'impostazione positiva anche del governo Conte 2, che ha lavorato con grande determinazione affinché le misure sociali ed economiche prevenissero un conflitto sociale, prevenissero quei rischi che in qualche modo potevano indebolire la ripartenza. Quindi certamente c'è un'accelerazione sulla ripartenza, sul piano vaccinale, sulla dimensione economica in modo particolare per l'industria, per l'edilizia, ma c'è anche un'azione importante del governo precedente che ha favorito questa ripartenza, l'ha favorito con l'ecosismo bonus al 110% per l'edilizia. L'ha favorito con misure importanti sul sostegno della liquidità e per la liquidità delle imprese. Quindi è un lavoro importante che nasce all'inizio della pandemia e che via via si è stato perfezionato con tanti errori, con tanti limiti, anche con troppi ritardi. Però l'impostazione di non lasciare sole le persone, di proteggere il lavoro e di sostenere l'impresa e le famiglie è stata un'operazione giusta anche del precedente governo. E ovviamente
la credibilità del presidente Draghi e dall'altra parte anche la velocità e la velocizzazione del piano di vaccinazione con il generale Figliuolo hanno prodotto effetti positivi anche in una nuova sinergia tra Stato e Regioni nella dimensione sanitaria. Io vedo una chiave per uscire da questa crisi pandemica. Quindi, cosa succede a settembre? Ma sai, a settembre, se tutto va bene, siamo a 600.000 vaccinazioni giorno, se tutto va bene saremo quasi in presenza di una buona immunità di gregge. Quindi io credo che si stiano creando le basi affinché la ripartenza sia strutturale e che non ci si ritrovi di fronte a nuove chiusure forzate, a nuove limitazioni, a nuovi blocchi di filiere, in modo particolare legate al settore della ristorazione, del turismo, dei servizi, che non può permettersi nuove limitazioni. E quindi è chiaro che a settembre ci si aspetta questo, ci si aspetta una buona tenuta di fronte ad un numero di vaccinati, in modo particolare quello sulla parte più adulta, più anziana della società italiana, dove abbiamo buone performance soprattutto nelle nostre regioni ma anche nel resto d'Italia, che portano a configurare una buona immunità, perché come sappiamo bene le persone più fragili che hanno pagato il prezzo più rilevante sono le persone più anziane. Quindi aver protetto la fascia di popolazione più anziana e più adulta in un'immunità quasi strutturale, io credo che ci metta nelle condizioni di ripartire senza nuove chiusure. Quali rischi ci possono essere allora dal punto di vista politico per le frizioni, per le differenze che ci sono in questo governo che sostiene naturalmente Mario Draghi? E poi penso anche alle grandi città che vanno al voto, perché ci sono le grandi città che a ottobre, per parlare della Romagna, Ravenna e Rimini fra le altre, vanno al voto, per non dire Bologna. Sicuramente le elezioni amministrative rappresenteranno un passaggio molto importante, perché si vota nelle città più importanti, si vota a Torino, si vota a Napoli, si vota a Milano, si vota a Bologna, si vota a Rimini, a Ravenna, quindi anche per la nostra regione è un test molto molto significativo e molto importante. Tuttavia io continuo a pensare che questa è una maggioranza molto ampia. Una maggioranza però tuttavia così ampia può determinare frizioni, perché sono diverse i valori in campo, in gioco, però sappiamo che una maggioranza così ampia può essere anche un terreno fertile per realizzare delle riforme importanti. E sappiamo che quando devi cambiare le regole del gioco è sempre meglio farlo insieme, farlo in tanti, che produrre scontri tra schieramenti. Se vogliamo cambiare il sistema giudiziario italiano per renderlo più veloce, questa è la stagione delle riforme. Se vogliamo togliere burocrazia, semplificare, dare velocità a questo paese, ecco che una maggioranza così ampia può farlo più rapidamente, che non ha un conflitto tra schieramenti. Quindi le frizioni all'interno del governo sulle cose da farsi sono ovviamente più alte perché è più ampia la maggioranza, però dall'altra parte questa è la stagione delle riforme. Il governo Draghi nasce per portare l'Italia fuori dalla pandemia, nasce per realizzare le riforme importanti, nasce per contribuire a dipingere il nuovo volto dell'Europa. Ne parliamo sempre troppo poco, ma siamo di fronte ad un nuovo europeismo, siamo di fronte ad una stagione straordinariamente importante, anche figlia di tante novità possibili, no? L'Italia può essere protagonista della nuova Europa che stiamo progettando, costruendo, una nuova Europa nella quale, diciamo così, si costruisca la dimensione politica di una somma di stati che rappresentarono alla nascita, col sogno di Spinelli, De Gasperi, grandi processi di speranza in un futuro migliore, no? Furono decisive per estirpare il virus del nazismo all'interno della dimensione europea. Oggi ci vuole un qualcosa di più, bisogna federare gli stati, assumere indirizzi coerenti, rideterminare il perimetro del debito pubblico, rifondare il patto di stabilità. Insomma, l'Europa può essere realmente la casa comune di una nuova speranza di crescita economica, perché per competere nella dimensione internazionale ovviamente tutti gli stati hanno bisogno di un nuovo volto dell'Europa. Ecco che se il Next Generation EU, le politiche europee, le risorse diventano strutturali e si determina anche un canale finanziario utile ad investire, pensa sempre
cosa ha voluto dire in questi anni l'austerity, il patto di stabilità che bloccava gli investimenti, mentre oggi c'è un'Europa che favorisce gli investimenti sul pilastro della digitalizzazione, del green, di un green new deal possibile. Quindi io credo che siamo di fronte anche a tante opportunità. Certamente il test delle amministrative è per la politica molto importante. Ci sono movimenti importanti sia nel centrodestra e io auspico anche nel centrosinistra che sono necessari per interpretare al meglio la sfida elettorale quando ovviamente le urne chiameranno in campo i cittadini. E come sappiamo la legislatura termina nel 2023, quindi abbiamo di fronte a noi mesi importanti anche per riorganizzare il campo politico sia nel centrodestra che quello che mi riguarda attorno al Partito Democratico nel centro-sinistra. Faccio un'ultima domanda, provocazione, proprio negli ultimi 40 secondi che abbiamo a disposizione. Forse è il caso che nelle schermaglie politiche non si vada a toccare quei temi sensibili alla persona, quei decreti, quelle scelte morali, no? Forse è il caso di mettere sul piatto i grandi temi, l'economia, la giustizia, il lavoro, dove si trovano più convergenze. Io credo che economia, giustizia e lavoro siano sul campo. Sono sul campo perché sono riforme indispensabili per utilizzare nei tempi corretti oltre 200 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che se lo uniamo al fondone arrivano a circa 300 miliardi, quindi siamo di fronte ad una stagione importante per favorire gli investimenti pubblici e privati. Tuttavia io non metterei in contrapposizione lo sviluppo economico con i diritti, perché dobbiamo essere molto consapevoli tra di noi che le due cose stanno insieme, cioè contrastare le discriminazioni, evitare che in questo paese chi ci guarda da lontano provi paura di fronte ad un'aggressione nei confronti di chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio, dal tuo, e che viene malmenato o purtroppo discriminato, no? Violentato nella sua libera espressione di un orientamento personale. Ecco che attenzione, che quando un paese ha elementi di discriminazione respinge anche gli investimenti privati. Cioè le due cose stanno insieme, quindi io non darei ad esempio al decreto legge, al disegno di legge di Zan con un tentativo di far dell'Italia un paese civile dove le discriminazioni non trovino cittadinanza, dove lo sappiano in Italia ma lo sappiano anche in tutto il mondo che è un paese che non discrimina, no? Non mette in discussione i pilastri fondamentali della propria Costituzione, ma non discrimina, non confligge, non produce conflitti, non violenta scenari che ovviamente hanno una diversa orientamento ma che riguardano gli aspetti individuali delle persone. Quindi io credo che anche questi siano pilastri di un nuovo sviluppo economico, di una nuova capacità di attrarre investimenti, e non li metterei in contrapposizione all'azione del governo. Cioè gli uni possono favorire gli altri, se fatti bene e se costruiti in un clima di merito, non di scontro ideologico. Grazie senatore di questo collegamento, come sempre, e alla prossima occasione speriamo a questo punto in presenza dopo l'estate. In presenza. Bene. Grazie mille, buon lavoro anche a te e a tutti voi. Buona serata, andiamo in sigla come il consueto.